Ciao mitici e benvenuti in un nuovo video, una nuova live dedicata a Nioh. Confermiamo, missione allenata, ancora devo battere il primo boss, però questa volta sono carico e sono sicuro che... anzi, meglio che non lo dico, però ho molte probabilità di batterlo, perché secondo me questa è la volta buona. Intanto qua si è spento come al solito. Tanto non so neanche se sono in live, penso di sì. Vediamo se è partito. Si è partito. Quindi continuiamo. Vediamo se è partita. Teoricamente si è partita la live. Mi fa vedere. Mi dà sta tra... mi fa vedere il video. Pazzesco. Ah, perché sta caricando ancora. Ok, perfetto, ci sono. Ok, allora no, togliamo l'audio qui. Bene ragazzi, allora ci siamo. Mi è venuto bene. Allora dai, questa volta... due samurai che proteggono il gatto. Due samurai che proteggono il gatto, che è un boss. Allora, intanto ho preso tutti gli omini che potete vedere lì sopra, li ho sbloccati tutti quanti. Ho massacrato praticamente mezza tutta la popolazione del gruppo qua. E mi sono allenato per un bel po'. Sono salito di livello, vediamo, dovrei essere a livello 24-25, adesso non mi ricordo. E quindi adesso dovrebbe essere la volta buona che riesco a battere sto coso. Sono a livello 27 addirittura, quindi se non lo batto adesso vuol dire che non è il gioco fatto per me. Allora, siccome io ci tengo a non lasciare gente dietro che magari dice mi ha lasciato da solo, via dicendo, prendo e ammazzo questi due, così almeno non posso offendersi. Ok, no, questo di che livello è? Livello 10, questo livello 6. Vabbè dai, andiamo direttamente al boss, dai. Fremo dalla voglia di rompergli il culo tutte le volte che mi ha ucciso. Ok, non so come... Yeah.
sono morto. Ragazzi, mi dispiace, Moruto. Allora, mi imposto la spada. Vado velocemente perché adesso basta. Adesso basta, è arrivata l'ora del... Via, 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 via. Via, via, via. Passo a Reala. Alziamo il cagnolino. No, merda. Cazzo ha fatto a passarmi da dietro? Dai, ha fatto il tunnel, dai. Ha fatto! Ma dai, ero dietro alle spalle, l'ha colpito lì e è andata sotto le gambe. No, questa volta c'ero, eh. Siamo il cagnolino. No. No, merda. Scappa! Ma non si muove più! Ciao bello! Sì, questa sera porto One Piece. Alle, più o meno verso le 19. Porco cane, ce l'avevo quasi fatta, era mio. Era mio, era mio. Porca zozza! Perché non scappare se immobilizzato? Ma non era finita la stamina. Tacci sua. Ciao comunque, come va? Tutto bene? Quando mangi? Se no la faccio per le 8. Che ore sono adesso? Adesso sono... No, se no magari la faccio alle 18. Tanto un'ora, io spero di battere il boss... E poi mi ritiro perché sono soddisfatto di me stesso. Andiamo velocemente. Via. No, mi ha colpito. Ma vaffanculo. Ma
No, 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 scus, scus. Papà. Oh, non c'è. Porco cane, oh. Prima ce l'avevo fatta, cazzo. Via, scatto. 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 No. Ci provo a fare movimenti precisi. Il problema è che però va un po' come vuole sto coso. Poi lag. Ma sta laggando? Ciao Lia. Questo sulle padre che fa cagare. Forse è meglio che mi tolgo sta ascia qua, mi renderà più leggero. Passo proprio davanti, proprio a sfregio. Sto vedendo più niente. Ma porco cane, ma sta telecamera. Merda. No! Per prendermi la pozione! No, no, c'è Mirko, c'è Mirko. C'è Mirko che in teoria mi dovrebbe dare morale, invece no, e dico, ecco i Pokémon abbiamo perso. Però ero quasi riuscito a batterlo. È quasi che mi frega, mancava poco, mi sono distratto un attimino e via. Mi ha fregato. Ma cane che ti ha fatto? Sta iniziando a innervosirmi sto gioco. Cioè, non era finita questa volta la stamina, non me l'ha schivato. O sono troppo pesante, ma in teoria no, perché sono al 68%.
Vabbè, ci sono andato poco sotto. No. Questa mossa non me l'aspettavo. Mi manca la doppia botta? Dove vai? Merda, mi ha colpito. No, ma no! Sì! E alleluia! E alleluia! Sì, sì, anche tua sorella. Mamma mia, quanto mi ha fatto penare, oh! E ci stavo rimettendo ancora, eh! Aspetta, vediamo un po' cosa c'è qua. Spacchiamo un po' tutto perché se lo merita. Mi hai rotto gli zebedei, mo ti rompo tutto qua. Qua c'è qualcos'altro. Oh, ci tenevo a farlo in live e ce l'ho fatta. Oh, ci sono riuscito, alleluia. Mi stava uccidendo ancora, peccato per... A parte che avevo anche il key al massimo, quindi potevo usare anche la mossa della mira. Perché è partito il coso della switch? Q2 osto. La merda di iPad di del cazzo. Who are you? A foreigner? Your skill against Oni is impressive. As is your skill with English. My name is Hanzo Hattori. And you are? Che fai qua? Call me William. No confidenza. I'm here in pursuit of someone. An enemy perhaps? Hunting a person down in a strange land will not be easy. Vedi, non mi fa vedere qui. If you lend me your strength in fighting Oni, I will help you in return. Well then. Un gatto. Dawn is breaking. Cioè, non si vede neanche il gatto, cos'è? È sparito. Vedi, quanto mi hanno detto, questo qua lo trovi normalmente come un'evocazione, come mostro. であった太閤秀吉様が亡くなり、この国では今二人の侍が覇を競っており、一人は
秀吉様を継いだ石田三成と、もう一人は我が主君徳川家康様。わしは家康様から戦国大名たちの調略を任され、この九州へ参ったのだ。ウィリアム、近頃巷には地味毛量が出没し、大名たちは手を焼いておる。鬼を斬るその腕を売り込めば、調略の好機となろう。案ずるな。あやかし騒ぎを追えば、お主の仇も現れよう。まずは、家康様に近しい隣国、豊前の官兵衛殿のもとに参ろう。Questo che cos'è? Andiamo al mercato straniero. Acquisito frammento. Ok. Sono potenziale. È stato aggiunto al dojo. Vabbè, al primo livello praticamente ho trovato di tutto di più, quindi non dovrei avere problemi. Allora, cos'è che si è creato sotto il sotto lì? Questo qua cos'è, quello vecchio? O è nuovo? Guarda. Missione livello 10. Quello sotto mi pare sia quello vecchio. Questo qua missione livello 12. Ah, lo puoi cambiare. L'isola dei demoni, si vede, l'isola dei demoni già fatta. Ah, ok. Quindi quindi morte dei banditi ancora niente. Quindi questo qua l'ho già fatto, che era livello 5. La miseria, il livello 5 per farlo fuori ci ho messo 3 anni. Livello 10 che cacchio doveva essere 100 veramente come livello. Dai, proviamola. Ok, così almeno potete leggere le varie informazioni. Oh, qua c'è il coso, finalmente. Probabilmente sono dove ero prima. Preghiamo. Ah, 8500, mancano 1200 per aumentare la serie di livello. Vediamo se qua c'è qualcos'altro. E mi ha tolto l'ascia? Ha tolto le robe? Ah no, ce l'hai da dietro. Ok, c'ho familiarità massima, però con questo qua ancora di più. Vabbè, fa niente. Oh, fucile a miccia al 105 ci abbiamo. Ce lo mettiamo subito, prima di subito. Mettiamo l'arco qua. Corazza per la testa, lasciamo perdere. Allora. Sono a 68.5. Vabbè, lasciamo perdere, dai, le cose me le guardo poi da solo.
Questo finì. Ah, sì. Livello 19, ma col bisturi che lo faccio, livello 18, livello 26. Ahia, mi sa che qua c'è un boss, c'è un mostro che forse è meglio evitare. Livello 18. Ma quello è meglio evitiamo. Evitiamolo come la peste. Non c'ho voglia. A parte che lì c'è qualcuno. Andiamo a matarlo. Anche qua. Ops. Dov'è? Eccolo là. Sto vigliacco traditore. Ma lì c'è un altro. Ma se io vado di là c'è ancora il boss, secondo te? Ah, c'è uno dietro. Si è nascosto in questa marcia. Buon bagno. Affogato, quanto pare. Sono 8000, ma con 500 per passare di livello. Si dorme qua sopra, eh? Non facciamo bene la guardia, eh? Poi si finisce male, giusto? Mi sa che lì ce la siamo persa. Ti sbaglio sempre il pulsante. Perché qua c'è qualcosa. Mazza, come è morto. No, è morto? Sì. No, ancora no. Ah, perché c'è la cosa. Ah, c'è nessuno qua.
sono davanti, non se ne accorge. Porco calcio in tre. Via. Sali, 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 sali. Scappa, scappa, scappa. Mamma mia. Oh. E non pensavo, in quattro erano, che cacchio ne pensavo. No, adesso il cane è lì, che cacchio lo va a prendere. Oh, ma soprattutto chi cacchio si ricorda che strada avevo fatto. Come faccio a ritracciare il cane? Adesso è peccato. Perché se lo richiamo lo, e perdo l'esperienza. Quel cacchio che faccio a sapere dove è finito? Ah, eccolo là. Anche questo è più facile del previsto. Non so che cosa ti sei persa lì. No, non cadere anche te. Aspetta. Adesso non c'è cosa più salire. Figa, sono in tre là. Un pascamaccio. Mi ha fatto caccare addosso. Ah, ma qua è chiusa la porta. Devo aprirla forse prima. Sono 8500, quasi quasi torno indietro, così mi aumento la potenza. Aspetta la telecamera che... Via! Via! E tanto non mi prendi, tanto non mi prendi. Ok. Cosa aumento? Aumento ancora l'energia? Vabbè, mio nipote è molto utile. Adesso vedi che me li trovo qui davanti. Mi stanno ancora seguendo. Vabbè. Vabbè. Sera. Ah, non si apre più. Andate a sparare così. No, che cacchio fa? Ammazzati tutti! Mazza, ma quanto sono bravo! Ma lì c'è un altro... Ah, perché è caduto, stai facendo il giro. Dai che ti aspetto, ti faccio ricadere così ti fai il giro. No, ma ho preso così. Dai! Ho perso il cappello. Aspetta che ti faccio ricadere. Ah, preso pure la testa. Ok, allora, beh, dai. Ci sta.
che si potesse aprire quella porta, invece no. Fatto due. Tu infame traditore. Tu sei un controllore. Sì, vabbè. Se continua a sbagliare i tasti ancora una volta. C'è qualcuno? No, c'è nessuno. C'è nessuno. Ah, sono io che spacco tutto, faccio casino. Vedi? Chi dorme non piglia pesci ma prende mazzate. Ah, si è ripreso. Uno contro uno, vediamo un po' come ti comporti. Eh? Hai ricevuto te? Ah, ah, non è morto! Ero convinto che era morto, stavo guardando un po' la cosa lì, mi sono trovato fum 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 in piedi. È molto... ci sono rimasto di merda. Vabbè che il cagnolino è qua, quindi lo coccolo un pochino. Vabbè, mio obiettivo giornaliero di battere il mostro ci sono riuscito, quindi io teoricamente sono a posto. Sono a mezz'ora di live, facciamo, arriviamo all'ora, dai, magari provo a vedere un po'. Scappa? Allora sei bravo. Ormai che su YouTube ho messo che non è, che non è, il mio canale non è per bambini perché è qua pieno di sangue. Se no non potevo neanche giocare a nulla, normalmente andassene in quel paese. Cioè già che non mi pagano, poi mi devo mettere pure le cose che vogliono loro.
Sei morto te adesso veramente oppure fai finta come quell'altro? Sono rimasto veramente male. Ah, 40 minuti e siete... No, perché sei caduto, idiota? Ma da... Ma sei sciolto. E qua sopra, quello da sopra non riesco mai a aprire. Tanto sono in due, che faccio, me la rischio. E mi gira la telecamera. E mi gira la telecamera. Cosa che non va? Ah, se miro, oh, alleluia. Bella. Spostati. Perché non mi seleziona? Qua c'è qualcosa che non va in questa inquadratura. Questo per l'amuleto dell'acqua, ma vada perché... Qua li ho ammazzati tutti. Ah, sono in questo qua. Facciamo, lo lasciavo da solo, poi lo cucciolo. Ma qua c'è un altro. Caduto. Buffone. Ok, andiamo di qua. Ci ho fatto tutta la strada. Adesso sarei fin sopra, arrivo fin lì, io scendo, mi fa il giro tutto dall'altra parte. Ciao! Ah no, beh, cadrà, scenderà. Può compirla, vado tutto sto giro per morire male. Secondo me gli conveniva farsi i cazzi suo. Perché al samurai non bisogna fargli girare le palle. A lui è il cavaliere nero. Siamo all'archetto. C'è qualcuno. Non vorrei lasciare indietro qualcuno vivo. Vai, deve aver visto una scala, no? Utente nascosto, messaggio nascosto da un utente nascosto, bloccato. Tu hai bloccato qualcuno? Oh, no. Boh, mi dice un messaggio nascosto da utente bloccato, boh. Che lo sappia, non ho bloccato nessun utente. Almeno, non so manco come si fa. Non hai letto il messaggio?
No, no, viene fuori il messaggio bloccato. Ma questo messaggio non sta fuori. Te lo leggi, però a me no. A me non lo fa leggere. Ah, ciao Andrew. Ma perché non mi fa vedere i messaggi di Andrew? Sì, sono riuscito a battere il boss alla fine, ma proprio con leggiadria e anche con un file tecnico veramente di alto livello. Però non leggo i tuoi messaggi, non so per quale motivo. Mi dice messaggi, però te li leggi. Però qua nella chat vi dice utente nascosto, messaggio nascosto. Che cazzo è successo? Quindi dall'app riesci a vederle. Beh, qua invece no. Aspettate che cerco di capire che cacchio è successo. Ah, ok. Eri nascosto, non so per quale motivo. Ah, forse l'altro giorno quando te l'ho parlato, non so che cacchio avevo combinato, volevo vedere il tuo profilo. Adesso sì, adesso leggo i messaggi. Ma probabilmente ti avevo nascosto. Eh sì, no, quando l'altra volta chissà che cacchio avevo combinato. Adesso si vede, adesso si vede. Sì, il boss l'ho battuto proprio, io ho fatto un culo così, ma proprio così, non guardare le mani, guarda le braccia. Io ho fatto una cosa assurda, ti sei perso l'arte del combattimento. Guarda, una cosa impressionante. Qua una cosa in testa non glielo aveva nessuno. Nei coglioni. Mi sparano nelle palle. Vieni qua, io non c'ho voglia di arrivare fino là. Oh, porco due. Oh, questo è veloce. Non hai visto niente. Adesso devo andare fino là a prendermi il cane. Sono morto malamente. Cazzo, non me l'aspettavo. Allora vado là, prendo il cane e torno indietro e prego. Che pollice più di stato qua. Prendo il cane. Torno in casa. Via. Schivato. Olè. Ciao. Mamma mia, come li ho schivati tutti. A regola d'arte. Preghiamo, così spariscono. Vabbè, tanto 1.900 non è che era sto granché, eh. Perché ho imparato tante cose. Guarda, c'era una cosa che mi sono perso. Nelle impostazioni. Cos'è? Attiva l'indicatore numerico della vita e della stamina. Indicatore numerico. Penso sia qua. Indicatore. Postazione no. Postazione visuale. Sai che non lo trovo? Sicuro che non funzioni impostazioni base del gioco. Conferma offerta rarità, vendita. No, no, no. Ah, ho capito, aspetta. C'è anche R1 R2. Mostra, prendi equipaggiamento rilasciato. Ciao Marco, ci vediamo dopo. Impostazioni basi del gioco. Ah, eccolo qua. Poi faccio R1 probabilmente.
vostra vita e mostra chi. Ah, ok. Chi? Chi? Ah, visualizza chi. Ah, ok, eccolo qua. Provato. Ah, perfetto. Così è molto meglio. Così è molto meglio. Bravo, Andrew. Bravo, bravo. Bravo, ste cose utili mi servono, mi piacciono. A parte che il di là mi segnala qualcosa. Mi sa che da fuori... Ah, il coso qua fuori mi ha tratto in inganno. Dai, riammazziamoci sti qua, tanto per tenerci in allenamento. Quindi 1306 e 131. Ma io così quasi me la giro intorno così. Chi è che è svegliato? Ah, stavi dormendo, scusa. Toh, ti lascio dormire ancora un pochino. Non mi hai detto niente. Ah, ancora vivo. Vedi che cazzo. Sembra che siano morti, invece no, sono risorti. Ok, andiamo sto qua. Caduto? Caduto pure io. Allora, deduco che devo andare di lì. Siccome quello là è tosto, è meglio non svegliare che dorme, come diceva qualcuno. È molto tosta? Merda. Ho fatto un casino della Madonna, come manco se ne accorge. Ah, se la porta a destra. Sai che è morto male, eh? Tutto di qua che c'è roba da prendere. Merda! Ma si nascondo come dei topi sti cosi. Ma io sono forte e quindi la faccio facilmente. C'è un corvo che cinguetta. Forza passare di là. Se gli sparo un colpo in testa, che dite? È vicino. Si fa il giro, cioè si prende un'arcata, ferito gravemente, cosa al collo. No, ciccio pasticcio, adesso non muori. Cioè, bello tranquillo, perché veramente me ne fate girare. Curiamoci un pochino. Ci siamo presi un po' di anini. Cioè, siamo un bambino che piange. Sta roba troppo bella.
quanto sono a 3400 di corpo. Che è successo? Dov'è? Ah, è là. Contro il muro, con cattiveria li abbiamo lanciato via. Oh, ma sta porta non la possiamo più aprire. Che infamità. Vediamo se con leggiadria riusciamo a uccidere quello là, quel birbante. Che coglioni. Vicino. No. Due colpi mi ha ucciso. Cazzo, sei il boss? Non mi aspettavo. Ah, se miro il primo R3 faccio lo zoom. Ci ho fatto un po' lo spavaldo, figa, ma mi ha tolto. Io rivoglio il cagnolino adesso. Andiamo velocemente. Beh, troppo lento. Passo in mezzo, salve. Siamo colpiti tra di loro. Oh, cicci. Via. Cuda. Finta su. Cagnolino è mio. Torni indietro. Oh, ciao. Oh, mancato. Cuda. No, ha colpito. Merda. Scappa. No, merda. Via. Mi segue il mondo intero. Mi scusi, dai. Via. Crocodile. Andiamo di qua. Preghiamo. Andata bene questa volta, raga. Mi sono salvato. Vabbè, siccome questa qua è una missione tosta, io onestamente non so proprio dell'umore, direi che forse è meglio che me la faccio per continuare un'altra live. Facciamo un'altra live di Neo, che quanto sono? Sono a... Ci provo magari, me la prendo un po' seriamente, però dai. Ma c'è qualche abilità da spendere Ah? Come se andare da un'ora e punti abilità da spendere. Che senso punti abilità da spendere? Vedi là in basso a sinistra. Ah, quei cosi là? Sono 6 per tipo le armi e 3 per... Gli shuriken! Dov'è che si facevano? Ah, quello qua, prendi abilità. Su cosa mi consigli, Andrew? Tu che sei bravo a questa cosa, sei bravo. Non dico bello perché sei brutto, però almeno sei bravo. Cosa li spendo? 9 punti di punticini di abilità. Io direi di spenderli nella katana. Che è successo? Perché quella faccina alia? Mi conosce bene. Ha detto conoscendoti a caso. Vabbè, usiamo la katana. Facciamo la katana, no? Così almeno mi esercito con la katana. Che ne dice lei, maestro, sensei, come dicono in Thailandia? Facciamo, dai, facciamo così. E che arma usi, scusa? Adesso sto usando la katana. La katana. Faccio la katana. Senza dire porca katana, perché magari qualcuno si offende. Allora, vediamo un po', magari c'è tipo di abilità ti dice qualcosa di interessante, attenzione, perché io l'altro giorno l'ho fatto un po' a cazzo di cane, però effettivamente bisogna leggere le cose. Scusate, aumenta il recupero del ki quando cerchi di pugnare durante la mutazione. Ma non puoi farla. Sì, posso farla teoricamente. Ah, questa qua? Quella non puoi farla. Ah, perché devo capire questa? No, devi fare la missione. Non so che devi completare una missione, ma non so quale. Perché vedi che c'è missione completa. Vai di katana, sì. Vai di katana, gli altri invece devi cercare l'abilità che ti aumenta le cure, ok. Dai, io. Ah, questo qua non me lo fa cambiare. Ah, questo qua. Perché non me le fa cambiare, scusa? Cosa? Non me le fa aumentare. Perché devi fare delle missioni. Cioè
Ah, io ho quelle cose lì come quei facce da mentare, non posso. Quelle li vedi, tipo quelle a destra puoi, vedi quelle. Vai a destra, prova a vedere. Queste qua? Quelle sotto. Ah, queste qua. Ma questa non puoi nemmeno. Allora questo qua posso qua. No, no, non puoi, vai giù. Quella lì è. Ah, questo qua posso. Ho sbloccato questa qua della catanina. Allora. Vabbè, vediamo di sbloccare un paio di quel che posso. La lancia, abbiamo pure la lancia da sbloccare. Sblocca cazzo di cane come faccio di solito, tanto non cambia nulla. Do anche qua, lascia. Insomma, col cacchio sono, però le sblocco perché ci sono. Di katana c'era poco e niente, però amici miei, non so per quale strambo motivo, vediamo se ne ho ancora. Ah, ne ho uno di quei così là. Intanto ho sbloccato personalizzazione dell'abilità. Ah, ecco qua. Andiamo a curiosare un attimo questa personalizzazione della vita, ci facciamo un pochino di cultura. Cos'è? Vabbè. Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, dai, ammazziamo qualcuno? E te che dici? No, dai. Io direi di interrompere qua, faccio, mi preparo per fare la live quella di One Piece che c'è l'evento. C'è l'evento, quindi ci facciamo un po' un'oretta anche di quello, così almeno rendiamo contenti tutti. Se no qua poi mi frustano. Effettivamente di Nioh ci sono andato abbastanza pesante questa settimana. FIFA poco e nulla, a parte giovedì. E quindi magari... Cosa? Commessi che però vabbè è bastato, tanto vale. Quindi nulla, direi che per oggi Nioh abbiamo concluso. Ci vediamo più o meno tra una mezz'oretta / un'ora, tempo di prepararmi via dicendo, che facciamo un'altra live, questa volta dedicata a One Piece 3S Cruise. Dove vado? Rimango qua, lì a dove devo andare? Una vita, io sono un associale cronico come qualcuno sa, quindi nulla, direi di ci vediamo tra più o meno un'oretta con One Piece 3S Cruise. Quindi nulla, non è un saluto a tutti per le brutte, ma un arrivederci. Quindi chi vuole, sono qua tra un'oretta. Ciao ragazzi. Pokémon è bello. Ah, attenzione, a quanto pare Pokémon è bello come gioco, quindi attenzione. Basta, finito. Ciao. Ciao Lia, mi raccomando.